sera stasera Mario. Noi viviamo in un paese in cui i dottori, la maggior parte, sono figli di grandi medici, i giornalisti sono figli di grandi giornalisti, gli avvocati figli di tanti avvocati, i ristoratori sono figli di ristoratori. E poi insomma è bello entrare in un ristorante dove, no? Godiamo quando ci mangiamo la bistecca al ristorante e vediamo fuori dalla trattoria, ecco, in questo ristorante si fa cucina dal 1800. Ah, è un marchio di garanzia. E allora, o per una grande farmacia, questa è una farmacia che sta qui dal 1700, quello che io dico sempre, beh, se anche i miei figli, i loro nipoti vorranno fare questo mestiere, beh, sarebbe bellissimo poter dire un giorno, in questa casa si fa cinema dal 1900, perché 1901, perché mio nonno è del 1901. Io lo vedo come un marchio di garanzia, poi sicuramente sarà al pubblico e alla critica, a fil visto, decidere se io valgo o non valgo, però perlomeno darci l'opportunità di cominciare. E poi è una cosa tipicamente italiana questo del pregiudizio verso le famiglie, perché se noi guardiamo l'America, guarda Sofia Coppola, guarda i Coppola, guarda i Douglas, guarda i Fonda, guarda i Barrymore. Insomma, le famiglie in America sono addirittura trattate come royalty del cinema. Qua non c'è nessuna royalty e aristocrazia. Ci passiamo il testimone. Io ho sentito nel mio cuore che volevo fare questa cosa qua e mi sono impegnato al massimo per studiare e per fare, insomma, tutto quello che è necessario fare per scrivere un film. E che Dio me la mandi buona. Buonasera, io volevo dire una cosa breve. Io ho poco più di 30 anni e faccio parte invece di quella generazione che non ha mai visto un film di Natale e che invece è cresciuta adorando Vittorio De Sica. Ora mi rendo conto che è una cosa anche un po' snob, però è così. Quello che volevo dire è che vedendo invece questo film, innanzitutto ho apprezzato molto il legame familiare che c'è tra figlio, padre e nonno. Infatti io confesso che ho pianto quando tu hai parlato con tuo padre, perché io amo De Sica, eccetera, eccetera. Però un'altra cosa che volevo dire in breve... Scusa, ti interrompo, sai che anche papà piangeva ogni sera? Lo credo, bellissimo. Un'altra cosa che volevo dire, uno è che da oggi in poi per me Christian De Sica è Christian De Sica, perché l'ho visto fare delle cose meravigliose. E veramente non l'avevo mai visto, e non credo che guarderò i film di Natale, però magari... Io sono contento di questo, contentissimo, è chiaro, parlami di me, sono Christian De Sica, nei film di Natale faccio dei personaggi, che non sono me chiaramente, anche perché certo. Prendo in giro, perché sono divertito a raccontare tantissimo, anche perché Parlami di me esiste grazie ai film di Natale. Ti prego, io invito, sono contento dei tuoi complimenti e ti invito da oggi in poi, anche ogni tanto, andare a vedere i film di Natale, sì. Che sono divertenti. Non è snobberia, è che non li amo, ognuno ama una cosa. Vabbè, vedete che adesso piano piano devo dire anche un altro. Vabbè, ci provo, è un problema. Andare a vedere i film di Natale. Vabbè, non c'è bisogno di uno spettatore in più, proprio quelli io. Sai che quando tu stai a teatro e fai teatro, molte volte vedi, quando vedi le persone che sorridono è viva, è bellissimo, no? Ma c'è sempre uno che o ti guarda male o non ti guarda o si annoia. Io mi incaponisco, faccio lo spettacolo solo per quello. E quando l'ho conquistato divento matto, capito? Spingo, se no mi ammazzano perché sto parlando. Quello è bellissimo del teatro. Comunque devo dire che per me Christian De Sica adesso l'ho visto fare delle cose che non mi aspettavo e grazie. La ammiro tantissimo. Al figlio invece volevo chiedere se lui, oltre ad aver visto i film di Natale, come giusto e bello che sia, ha visto i film del nonno. Credo. Cosa ne pensa e soprattutto se per esempio preferisce a De Sica quello che era Visconti o Rossellini. Io tra loro sono. Oltre a mio nonno, la mia grandissima passione è Petri e Fellini. Comunque per quanto riguarda nonno, io purtroppo non l'ho conosciuto. Io sono nato nell'83 e l'amore che ho messo nel fare Parlami di me, la passione che ho messo nel fare Parlami di me, era una sorta di lettera d'amore a nonno. Quando papà guarda su e dice quelle bellissime parole, ricorda quella ultima sera passata insieme a Parigi, prima che nonno è morto, e si commuove. Per me la possibilità di cristallizzare quel momento, l'inquadratura, era la cosa che mi allettava di fare Parlami di me. Era lo slancio romantico.
che ho usato in tutta la lavorazione. Il film che preferisco di nonno è Umberto D, perché dentro ha tutta la sua sensibilità e la sua bontà. È rarissimo trovare film che hanno della bontà all'interno. Vediamo molta cattiveria e molta violenza, e non soltanto nei contenuti, ma anche nella maniera in cui sono realizzati. Oggi è tutto fast, veloce, scusa. E nonno, se noi pensiamo all'immagine tradizionale che abbiamo del nonno, quella persona che si siede sul letto con il nipote e gli racconta delle favole prima di farlo addormentare. Io non ho avuto questo lusso di avere nonno che mi raccontava le favole, però le mie favole da bambino sono state I bambini ci guardano, Miracolo a Milano, Umberto D. Sì, sono fortunato in questo. Ed è con i suoi film che ho conosciuto nonno, attraverso i suoi film. E come diceva Orson Welles, ogni film è meraviglioso perché racconta l'uomo che c'è dietro. E quindi attraverso i suoi film, attraverso la polvere di stelle sparsa a casa, i suoi vecchi Panama, i suoi principi di Gambes, io ho conosciuto mio nonno attraverso i suoi oggetti e l'energia che questi oggetti ancora hanno. Non li posso mettere perché sono un pochino troppo larghe le sue giacche, però insomma, se ti devo dire che mi manca, certo che mi manca di non averlo conosciuto moltissimo. E ho deciso di dedicare Parlami di me a mia nonna Maria, perché è molto anziana adesso in questo momento, e era un modo per dire ti voglio bene. Buongiorno, sono qua, Emanuela Castellini. Buongiorno. Rai Radio 2, Quotidiani del Nord. Allora, intanto vedere Silvia e Cristian, io mi guardo mentre guardate vostro figlio, che è bellissimo vedere questa cosa dei tuoi genitori, ma soprattutto lo guardi come, no? È una cosa molto, molto carina. Per cui intanto questo vostro commento, vedere il vostro figlio qui con questo film importante al Festival del Cinema, per cui la sensazione. Poi volevo chiedere a Cristian che traguardi, visto che hai fatto veramente tanto, che traguardi ti poni come attore e anche come uomo, se mi vuoi rispondere. Invece a te chiedo se stai già pensando a qualche altra cosa, se stai già lavorando a un progetto che coinvolga papà o quantomeno insomma il musico. Prima risponde Silvia. Grazie. No. Prima risponde sì. Dunque, mi sono un attimo persa, però mamma e papà, insomma, chiaramente è stato molto emozionante da un punto di vista privato, però anche rispondendo a quella battuta che Brando ha citato inizialmente, ci vorrebbe la psicanalisi, rispondo no, non si tratta di psicanalisi, siamo gente abituata che ama il cinema ed abituata a starci, stiamo parlando di professionalità. Io mi sono cimentata poche volte nella produzione, però comunque ho una società di produzione, piccolina, indipendente, faccio degli sforzi, faccio le cose che mi piace fare. Questa naturalmente mi piaceva farla moltissimo. Perché? Perché sono il primo sponsor di Cristian a che lui faccia teatro, perché so quanto lui ama il cantare e ballare, essere showman. E quindi questa per me era un'occasione, un'opportunità irripetibile che non volevo perdere. Ho deciso di produrlo io e mi sono affidata successivamente ad Aurelio De Laurentiis per la distribuzione. Ero già partita io con la produzione di questo film. Quindi non si tratta di psicanalisi, la famiglia è casuale, si tratta di professionalità, secondo me, non voglio essere presuntuosa. Ma mi sembrava che Brando fosse adattissimo, visto il lavoro che aveva svolto alla sua università, e che fosse stato estremamente importante avere una memoria di questo spettacolo. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano.